Ciao a tutti, dopo la prova del pane col cremo al tartaro e il bicarbonato, ho trovato un'altra ricetta che prevede l'utilizzo soltanto del bicarbonato. Facciamola insieme, guardate però fino alla fine. Nella ciotola dell'impastatrice o altrimenti nel contenitore che utilizzate per impastare, mettiamo 300 g di farina 00. Facciamo un buco al centro, mettiamo il sale, 5 grammi, aggiungiamo 3 grammi di bicarbonato, mettiamo 220 ml d'acqua, mettiamo la ciotola nell'impastatrice, potete utilizzare la foglia ed impastiamo. Faremo lavorare l'impastatrice per una decina di minuti. Se impastate a mano, dovete impastare per almeno 15-16 minuti. Ed eccoci qui. Adesso stacchiamo l'impasto dalla foglia. Mettiamo giusto un pochettino di farina sulla carta forno che, come vedete, ho messo sulla leccarda. Do la forma di una pagnottina, volendo ne potete fare due, ma io ne faccio una. Con il coltello faccio una croce e faccio riposare in forno spento chiaramente, lascio la lucettina accesa per una mezz'oretta. A dopo. Passata mezz'ora, tolto dal forno spento, vado ad infornare per 30 minuti, più o meno il tempo può variare a seconda del forno, comunque per 30 minuti a 190 gradi. Il tempo, vi ripeto, è indicativo, l'importante è che il pane sia sopra che sotto bello dorato. A dopo. Ed ecco la mia pagnottina. Ora la faccio raffreddare e poi la taglio e l'assaggio con voi. Purtroppo, come immaginavo, nulla da fare. Non voglio neanche assaggiarlo. Guardate, l'ho fatto cuocere tanto, quindi non è una questione di cottura. Come avete avuto modo di vedere, purtroppo anche questo esperimento, come per quello fatto l'altro ieri, è andato perduto praticamente, nessun risultato positivo. Io vi ho fatto vedere questo video perché in giro si trova un po' di tutto. Infatti mi è dispiaciuto un po' l'altro giorno per il fatto del lievito fatto con la birra. Ma poi vi ho fatto anche vedere la pizza non era malvagia, quindi c'è chi ci è riuscito, chi no, ma forse pure quella è una mezza bufala, ma io l'ho fatto in buona fede pensando di fare una cortesia a tutte le persone che in giro si lamentavano del fatto che non c'è lievito, purtroppo in realtà non c'è lievito. Quindi di questi tempi state attenti a non sprecare tutta questa farina, bicarbonato, energia elettrica e quant'altro. Se c'è qualcuno che vuole smentirmi perché l'ha provato a fare, lo faccia qui sotto e ben venga, magari ci insegna lui o lei a fare meglio, anzi a fare bene questa ricetta. Io vi dico, mi fa piacere per chi mi segue da anni, sa bene che questo canale si chiama Food Vlogger. Spesso dico com'è buono, anzi quasi sempre, ma perché in realtà è così. Le ricette che faccio vengono sempre bene, di solito non le cancello mai, ma non lo dico per presunzione, cioè io non cancello, non ho mai cancellato video o fatto tagli particolari per far sembrare chissà che cosa. Una volta ho pubblicato una frittata rotta, non quella di melanzana, se la cercate la trovate. Per cui, se mi seguite sapete che food blogger significa vlog, cioè quello che cucino, quello vi faccio vedere. E quando vi dico che è buono, ve lo dico quasi sempre, vuol dire che è buono, e poi i vostri commenti dai vostri commenti si evince questo. Quindi sappiate che vi dico sempre la verità, che vi voglio bene e
Mi raccomando, in questo periodo restate a casa e restiamo uniti. Ciao a tutti e iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche.